Bentornati ad un nuovo aggiornamento con l'informazione di TV6. In apertura il capitolo legato alla sanità preoccupa la diffusione della variante Delta in Abruzzo, soprattutto tra i più giovani, anche se al momento la situazione dei ricoveri resta sotto controllo. In caso di aumento la regione sta approntando piani per la riconversione dei posti letto. Vediamo il servizio. Resta molto alta l'attenzione sul fronte Covid in Abruzzo. Da un lato la revisione dei parametri per la definizione delle zone gialle tranquillizza, non facendosi più riferimento al numero di contagi per 100.000 abitanti, quanto alle soglie di occupazione delle terapie intensive e dei ricoveri ordinari. Dall'altro però vi è il trend di crescita delle positività causate dall'alta trasmissibilità della variante Delta, che prolifera tra i più giovani, che si contagiano con feste, assembramenti o in vacanza, soprattutto di ritorno da mete sensibili quali Malta, Spagna e Inghilterra, per cui la raccomandazione resta sempre quella di comportamenti prudenti e di vaccinarsi quanto prima, completando il ciclo con le due dosi. Il direttore dell'Agenzia Sanitaria abruzzese, Pierluigi Cosenza, dichiara che la situazione è sotto controllo, ma la regione è pronta ad una eventuale e non desiderata crescita dei ricoveri. Quali sono le criticità, se ci sono? Le criticità sono nazionali e sono le dosi di vaccino, quelle purtroppo viaggiamo a vista. Le criticità oltre questa sono diciamo un cambio di direzione da parte del governo, per cui non si conteranno più i casi per fare le zone gialle, rosse, cioè, ma solo l'aumento dei ricoveri ospedalieri, e quindi questo è un fattore diciamo, che noi come Abruzzo ci tranquillizza molto, perché a fronte di tanti positivi sono pochissimi le persone che si ricoverano. Questo tutto sommato oggi ci dice che per fortuna fino adesso, forse tutti i ragazzi giovani, questa nuova variante non incide tanto sui ricoveri ospedalieri, quindi andiamo avanti a vista, sperando che le cose rimangano così. Dovessero cambiare, noi stiamo già approntando dei piani per riconversione dei posti letto per le terapie intensive e per le subintensive. Il direttore Cosenza poi torna sulla proposta di legge approvata in giunta circa il riordino della rete ospedaliera. E, diciamo, è proprio un orgoglio, perché la prima volta che la regione Abruzzo presenta una rete espansiva, cioè non si parla né di riduzione di posti letto né di unità operative, si aggiungono solo a tutti gli ospedali delle strutture capaci di farle funzionare meglio e completare tutto il setting assistenziale. Abbiamo fatto dei tavoli, ci siamo supportati col territorio in maniera da non scontentare, sempre nell'ottica dell'assistenza al cittadino, tutte le realtà locali. È chiaro, non tutti saranno contenti perché c'è qualcuno che vuole sempre di più, però intanto la rete la presentiamo, l'abbiamo deliberata, poi eventualmente se c'è qualcosa da correggere si potrà correggere anche con gli atti aziendali, che sono la logica conseguenza della rete ospedaliera. Ed ora il consueto aggiornamento con il bollettino Covid. Sono 65 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Si tratta del dato più alto registrato dallo scorso 2 giugno. La variazione percentuale dei nuovi casi negli ultimi 7 giorni, 287, rispetto alla settimana precedente è pari al più 33,5%. Alla luce dell'aggiornamento odierno, l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti sale a 22,3. Nonostante l'aumento dei casi, continuano però a scendere i ricoveri, che passano dai 21 di ieri ai 19 di oggi. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 3.096 tamponi molecolari, risultato positivo il 2,1% dei campioni. I nuovi positivi hanno età compresa tra gli 1 e i 79 anni. La località con più nuovi casi è ancora una volta Pescara con 14. A livello provinciale l'incremento più consistente si registra proprio nel pescarese, più 25 casi, seguono l'Aquilano con 14, il Teramano con 13, il Chietino con 5. Gli attualmente positivi sono 1.024, i guariti invece sono 49. Non si registrano decessi, il bilancio delle vittime è fermo a 2.513. E noi proseguiamo con il nostro telegiornale. Questa estate non mandare tutto in fumo è il claim della campagna antincendio boschivo lanciata dalla Regione Abruzzo, anche grazie alla realizzazione di due spot. Fondamentale la collaborazione dei cittadini con pronte segnalazioni al 115 o al numero verde, tali da permettere interventi immediati di vigili del fuoco e protezione civile. Vediamo. Gli incendi si controllano con la rapidità di intervento, dobbiamo essere noi a chiamare il 115 o il nostro numero verde, perché non dobbiamo mai lasciare intendere che qualcuno lo faccia al posto nostro. È sempre meglio sentirsi dire abbiamo già la segnalazione, piuttosto che invece non segnalarlo perché magari si intende che qualcun altro l'ha fatto al posto nostro.
Noi abbiamo attivato la nostra sala operativa unificata, che è presidiata dal nostro personale regionale, dai vigili del fuoco, dai carabinieri forestale e dalle organizzazioni di volontariato, a cui poi ovviamente si aggiunge lo straordinario apporto degli enti locali, che sono ovviamente i primi a dover affrontare l'emergenza, e i nostri parchi nazionali anche, ricordiamolo, insomma, il territorio dell'Abruzzo ha 3 parchi nazionali e un parco regionale, per cui anche nelle aree protette l'intervento è ancora maggiormente importante nella sua rapidità. La coscienza è assolutamente importante, specie in una terra come l'Abruzzo, che è una terra estremamente verde. Aggiungerei anche una macchia ancora più importante e lo stesso indelebile, che è quella sulla fedina penale, perché chi cagiona un incendio boschivo, così come dice il codice penale, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Noi dobbiamo essere molto accorti, perché oltre agli incendi dolosi ci sono anche, come dicevamo prima, gli incendi colposi, cioè quelli che si procurano, si provocano non con l'intenzione ma con l'incuria. Abbiamo citato alcuni esempi prima, aggiungerei anche di fare molta attenzione ai fuochi pirotecnici durante il periodo estivo. Stiamo vivendo un periodo di grande secco, no? c'è poca acqua, per cui dobbiamo stare veramente attenti, perché qualsiasi scintilla può provocare un incendio di ettari e ettari di bosco. L'anno scorso sono bruciati 1300 ettari del nostro bosco abruzzese, quasi 900 solo qui intorno all'Aquila, per gli incendi che tutti noi ricordiamo. Dobbiamo abbattere questi numeri, perché il nostro patrimonio verde è anche la nostra economia. I gestori dei locali del centro di Pescara hanno commissionato un'indagine fonometrica che li difenderebbe dalle accuse di provocare l'inquinamento acustico. Il 24 luglio intanto scade l'ordinanza comunale sugli orari di chiusura. Vediamo. La cosiddetta movida di Piazza Muzi a Pescara non incide sull'inquinamento acustico, è ciò che sostengono i gestori dei locali di food e beverage del centro città, che hanno commissionato un'indagine fonometrica, la prima mai effettuata, da un appartamento al primo piano di via Cesare Battisti tra venerdì 11 e sabato 12 giugno. In quella zona la legge prevede un limite di 65 decibel nella fascia diurna e di 55 in quella notturna. Di giorno i valori registrati si sono attestati intorno ai 60 decibel, quindi sotto il limite, mentre intorno ai 67 di notte, oltre 10 decibel sopra il limite. Il quartiere è vivo sia di notte che di giorno, commentano le associazioni di categoria. Le nostre attività non incidono negativamente. È vero che c'è un rumore antropico, ma il disturbo dei decibel come riferimento massimo non è mai avvenuto. Si è sempre velata da parte dei residenti la volontà di dire che si superavano i decibel consentiti dalla legge, però questo smentisce e tra virgolette tranquillizza un po' tutti, perché effettivamente se così è come è stato fatto e certificato da società, la situazione a Piazza Muzzi sarebbe molto meno problematica di quello che si dice. Quindi nonostante la grande responsabilità degli operatori a non mettere più musica, a mantenere comunque una situazione di tranquillità, possiamo dire fine ad una situazione che ci portava dietro da anni nel colpevolizzare un'area e renderla comunque un'area sempre vittima di continue mutazioni in fatto di orari. Intanto il 24 luglio scadrà l'ordinanza comunale che in centro impone la chiusura dei locali a 00:30 nei giorni feriali e alle 2 nel weekend. Terremo conto di questa indagine fonometrica nel valutare ulteriori restrizioni, fanno sapere dal comune. Confesercenti, CNA, Confcommercio, Confartigianato chiedono da sempre una condizione di tranquillità, nel senso che c'è una legge che dice che gli orari sono liberi. Noi con grande responsabilità in questo momento abbiamo sempre detto 1:30, le 2:30, pensiamo che in questa fase più calda della stagione ci sia una tranquillità su tutta la città di Pescara in maniera uniforme per consentire agli operatori di poter lavorare. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, un'orchestra in cui suoneranno sia musicisti disabili sia normodotati. In Armonia è il primo progetto di questo tipo in Abruzzo. Vediamo.
Anche la musica fa inclusione. Per iniziativa di Endas del Comune di Pescara nasce In Armonia, la prima orchestra inclusiva d'Abruzzo. L'obiettivo è quello di permettere di esprimersi artisticamente anche alle persone disabili. La prima volta in Abruzzo è un progetto importante che ha una duplice veste. Intanto quella di sensibilizzare le persone normodotate affinché le barriere sociali e architettoniche, non è questo il caso, però quelle sociali sicuramente sì, vengano quanto prima abbattute. E in secondo luogo vogliamo che i ragazzi con disabilità possano in qualche modo esprimersi attraverso la musica. Giovani con disabilità intellettive, motorie o sensoriali, con disturbi dello spettro autistico o sindromi genetiche suoneranno fianco a fianco con musicisti normodotati e chissà se già entro Natale si potrà assistere ai primi concerti dell'orchestra. Questo è un progetto veramente importante anche per le persone disagiate e con disabilità, quale gli si permette un linguaggio nuovo e un linguaggio soprattutto molto facile per loro, di espressione e di arrivo, e spero di avere tante altre di queste iniziative, perché poi aspetteremo anche il concerto, come stavamo dicendo prima, il concerto per vedere questi ragazzi, il punto di arrivo di questi ragazzi. Il 23 e 24 luglio nella Piazza del Mare di Giulianova si svolgeranno due eventi, un contest e un concerto del rapper Mondo Marcio promossi dall'associazione culturale Il Dono di Enrico, che ha tra i suoi obiettivi principali la sensibilizzazione alla lotta contro il cancro. Vediamo. L'associazione culturale Il Dono di Enrico nasce dal ricordo di un ragazzo che ha combattuto una dura battaglia contro un tumore, battaglia persa in partenza perché la malattia era ed è tutt'oggi incurabile. Lo scopo, la mission dell'associazione è quella di fare raccolta fondi per beneficenza da destinare alla lotta contro il tumore, da destinare ai residenze che ospitano i familiari dei pazienti oncologici fuori sede e tutte quelle strutture ospedaliere che combattono questa battaglia in prima persona. Contemporaneamente la nostra associazione intende promuovere la cultura giovanile attraverso una serie di eventi, di cui quello di Giulianova del 23 e 24 luglio in Piazza del Mare è il principale, il nostro memorial annuale. Le due serate sono strutturate in modo di far divertire tutte le persone che vengono, in modo per portare musica e allegria. In particolare nella prima serata daremo spazio a 15 artisti emergenti abruzzesi del panorama rap e daremo come premio in questo contest la possibilità di cantare appunto con Mondo Marcio. Mondo Marcio, che è uno dei rapper più importanti del panorama rap, conosciutissimo ovviamente dal lontano 2005, e quindi per noi è un grande moto d'orgoglio. Poi ci sarà anche i due DJ set, uno il venerdì sera di Cristian Salvati e l'altro invece il sabato sera dei due DJ famosissimi, anche soprattutto Teramani, quindi un grande orgoglio per noi, Marini e Ferrara. Quindi mi raccomando, vi vogliamo il 23 e il 24 luglio a Giulianova Lido in Piazza del Mare. Le detrazioni fiscali per i lavori edili sono molte e periodicamente vengono rinnovate e modificate. Usufruirne quindi a volte diventa complesso. Per questo il Consiglio del Notariato e le associazioni dei consumatori hanno redatto una guida. Vediamo. Sconto in fattura, cessione del credito, bonus a regime, bonus rafforzati e super bonus 110%. Sono tante le detrazioni fiscali previste per gli interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare. Una ricetta per uscire dalla crisi economica, le cui norme sono però continuamente modificate. Una vera e propria giungla normativa in cui è difficile districarsi. Per questo il Consiglio Nazionale del Notariato e le associazioni dei consumatori hanno redatto una guida disponibile sul sito delle associazioni per orientare anche i non addetti ai lavori. Ed è una guida che noi aggiorneremo mensilmente, perché la norma e le norme si affastellano in questo momento. C'è una volontà del governo di dare queste agevolazioni, c'è una necessità del cittadino di utilizzarle. Consideriamo che il nostro patrimonio immobiliare è uno dei più vecchi d'Europa. Consideriamo anche
che l'energia che consuma il nostro patrimonio è molto importante. In Europa il 40% dei gas che conducono all'effetto serra sono prodotti dai nostri immobili. Ora, gli immobili italiani sono tra i più vecchi e ci sono punte del 42% di immobili superiori ai 40 anni. Che cosa succede? Succede che questi immobili consumano tantissimo, si svalutano, hanno la necessità di manutenzioni straordinarie costanti. Le norme cambiano continuamente, il super bonus ad esempio deve essere rinnovato di anno in anno, sarebbe forse il caso di metterlo a sistema? Allora, la speranza è che venga messo al sistema e le informazioni che abbiamo sembra che vadano verso una sistematicità dell'agevolazione, tuttavia in questo momento noi abbiamo un super bonus che scade, la criticità della normativa è tale che è difficile capire chi può avere il vantaggio, quali sono gli immobili che possono avere il vantaggio, quanto ti puoi scaricare, quindi sarebbe un bene. Tanto per iniziare, molte di queste agevolazioni sono contenute nel decreto legge 34 del maggio di questo anno, è un decreto legge, il che significa che va tradotto in legge di qui a pochissimi giorni. Sarà tradotto in legge? Sarà modificato? Questo naturalmente in Italia non lo sappiamo mai. Degustazione di cerasuolo lungo la costa abruzzese. Dal 23 luglio al 13 di agosto torna l'ottava edizione di Cerasuolo a Mare. Vediamo. Dai vigneti delle colline abruzzesi il cerasuolo arriva fino in riva al mare. Presentata oggi l'ottava edizione di Cerasuolo a Mare, l'evento che promuove le eccellenze enologiche del territorio. 37 le cantine che hanno messo a disposizione le loro bottiglie, che saranno raccontate in 50 punti di degustazione lungo la costa da sommelier professionisti. È cresciuta nel tempo, è diventata una manifestazione regionale. E far conoscere il cerasuolo per noi abruzzesi è molto importante, perché è la nostra eccellenza del vino. La cosa più importante appunto sono dei sommelier professionisti che versano il vino, quindi non è una cosa veramente che è cresciuta nel tempo, con persone specializzate, fanno conoscere il vino, spiegano il vino, gli stabilimenti dove c'è questa manifestazione presentano degli stuzzichini anche personali dove aiutano a degustare questa eccellenza. La manifestazione inizia il 23 luglio e termina il 13 agosto, attraversando Silvi, Francavilla, Pescara, Roseto, Torino di Sangro, Casalbordino e Montesilvano. L'evento è promosso dalle associazioni di categoria degli esercenti, dalla Camera di Commercio, dalle associazioni per la promozione del vino e dai comuni dove sarà possibile degustare, a partire dalle ore 19, il famoso cerasuolo d'Abruzzo. Una tappa viene ospitata dal porto turistico, la Confesercenti, gli organizzatori ci hanno chiesto questo impegno, noi naturalmente ci siamo subito messi a disposizione. È una manifestazione culturale, diciamo così, che tende a diffondere la cultura del vino cerasuolo, che è un prodotto tipico abruzzese, e quindi niente, noi abbiamo messo a disposizione il Marina di Pescara, che è una location molto interessante, lo è stata ritenuta, e pensiamo che la tappa del Marina di Pescara possa avere la sua importanza. Coinvolgeremo i ristoratori che sono presenti all'interno dell'area del Marina di Pescara per far sì che questa serata sia una serata piacevole all'insegna del buon vino, del buon cerasuolo, per diffondere ancora una volta la cultura di questo splendido prodotto abruzzese. Siamo ora alla pagina dello sport. Gli innesti di Eugenio D'Ursi e Franco Ferrari danno una forte impronta al settore offensivo del Pescara. Ieri il presidente Daniele Sebastiani ha visitato la squadra palena e ha fatto il punto anche sull'ipotesi girone e sulla separazione da Geria e Di Battista. Vediamo.
Eugenio D'Ursi e Franco Ferrari sono due giocatori del Pescara. Arrivano dal Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione in Serie B. I due giocatori nella giornata odierna sosterranno le visite mediche e poi saliranno a Palena per raggiungere Auteri e il gruppo. Prende forma dunque l'attacco del Pescara della prossima stagione e in caso di permanenza di Galano il tridente sarebbe praticamente fatto. Se l'attacco è quasi al completo, le attenzioni si spostano sugli altri reparti. A centrocampo Valdifiori potrebbe partire, mentre si lavora per portare ad Auteri il suo pupillo Carlo Derisio. Ma qua in uscita obiettivamente ci sono tutti e non c'è nessuno. Il mister dovrà valutare dopo queste settimane di lavoro e poi decideremo. Il mercato è ancora lungo, quindi c'è tempo e spazio per fare tanto. Io credo che noi abbiamo fatto già abbastanza e faremo ancora qualcosina nei prossimi giorni, dopodiché aspetteremo anche le possibilità che il mercato ci riserva anche a noi nell'ultimo periodo. Per la difesa interessa il filo d'arte Filippo Dell'Icarri della Juventus, che potrebbe tornare a Pescara. Sebastiani però frena, le principali impellenze sono sulle corsie esterne. Ma manca un vice Zappella a destra e manca uno a sinistra insieme a Zita, dopodiché siamo a posto anche lì. Però, ripeto, non c'è fretta, vogliamo scegliere con calma, senza fretta, cercando di sbagliare il meno possibile. Gaetano Auteri molto molto carico e non da oggi, sin dall'inizio, una grande personalità e cerca di trasmettere così i suoi concetti di gioco alla squadra. Beh, credo che questo sia il motivo principale per il quale abbiamo portato a Pescara, però devo dire che io sono venuto solo due volte fino adesso e ho rivisto una squadra che lavora, è quello che piace a noi. Poi sicuramente in questo momento anche con i ragazzi non saranno contentissimi, però credo che chi seguirà il mister poi ne avrà benefici per il prossimo futuro. Altri capitoli, quale girone farà il Pescara? Se ci sono 20 squadre che latitudinalmente sono sotto a Pescara, noi saremo il girone B, diversamente saremo il girone C, quindi è molto semplice. La divisione è stata fatta con questo criterio, per cui aspettiamo quali saranno le squadre che si iscriveranno al campionato e poi sapremo sicuramente dove capitiamo. Ma in questo momento siete in grado di poter fare una sorta di previsione anche alla luce, insomma, dei rumors che vi arrivano? Ma i rumors in questo calcio contano poco, perché c'è gente che si iscrive e dopodiché li mandano indietro, quindi aspettiamo l'ufficialità, dovrebbe avvenire tra il 27 e il 28, dopodiché sappiamo veramente quali sono le squadre ai nastri di partenza e quindi con la divisione che hanno fatto poi sarà semplice capire dove siamo. Sebastiani torna poi sulla separazione dai due pilastri del settore giovanile, il responsabile Giuseppe Geria e il coordinatore tecnico Antonio Di Battista. È una separazione, io dico, momentanea, perché purtroppo, come ho sempre detto, la retrocessione del Pescara ha creato danni soprattutto al settore giovanile e chiaramente in mancanza di impegni importanti per il settore giovanile, se non per la primavera, queste figure magari si sono sentite un pochettino strette, quindi d'accordo, ci siamo separati con la speranza di rivederci anche presto. Però io anzi ho già ringraziato entrambi, perché ho lavorato con due persone splendide, due persone professionali e professionisti, e per cui ci siamo lasciati veramente bene. Ripeto, spero in un tempo non lunghissimo di rivederli a Pescara. Sarà Bocchetti il sostituto come responsabile del settore giovanile? Dovete ancora vagliare questa ipotesi? No, abbiamo uno staff nel settore giovanile, devo dire che grazie anche al lavoro che ha fatto Peppe Geria, di tutto rispetto, per cui saranno in grado di poter andare avanti senza nessun problema. Il Teramo attende di conoscere il destino della Casertana e del suo attuale tecnico Federico Guidi, che ha individuato come timoniere per la prossima stagione, ma nel frattempo il DS Musa dovrà accelerare i tempi per rimpolpare un organico che allo stato attuale è ancora ampiamente incompleto. Vediamo. Tutto su Federico Guidi. Non ci sono al momento alternative. Il Teramo ha puntato l'attuale tecnico della Casertana perché in fondo ha buone speranze che si possa liberare dal vincolo coi rosso-blu campani dopo la vicenda relativa alla mancata presentazione della fideiussione in tempo utile per l'iscrizione al campionato 2021-2022. Guidi, che avrebbe altri due anni di contratto col sodalizio del presidente D'Agostino, in caso di sentenza negativa da parte del collegio di garanzia del CONI
vedrebbe il suo vincolo decadere in maniera pressoché automatica. Il Teramo a quel punto potrebbe fargli firmare il contratto per la prossima stagione. 4-3 marchio di fabbrica per il 44enne di Cerreto Guidi, le giovanili della Fiorentina e qualche parentesi con le nazionali Under 19 e Under 20 prima del passaggio in Lega Pro. Il Gubbio prima, la Casertana poi. Con i ragazzi gigliati l'avventura probabilmente più importante in primavera. Riccardo Sottile, Gaetano Castrovilli e il nuovo acquisto del Pescara Julian Janes. Tornando ancora più indietro, Federico Chiesa, Jacopo Petriccione, l'ex Teramo Cédric Gondò e anche Simone Minelli, che questa stagione praticamente l'ha vista solo da spettatore. Esperienze coi giovani certo, ma anche la necessità a Teramo di fare il risultato, perché il settore giovanile deve avere delle logiche, mentre la prima squadra decisamente altre. Guidi, qualora arrivasse a Teramo, dovrebbe fare affidamento su una vecchia guardia che ora si riduce a Mungo, Soprano, Arrigoni e, al netto delle varie trattative, anche Piacentini, Santoro, Cianci e Diachité. Niente Lewandowski, al portiere polacco non è stato e non sarà proposto un nuovo contratto. Ma non credo, Lewandowski ti rispondo io, non credo. Parlavo in generale, anche su altri, diciamo. Sì, ma anche perché lui, queste sono domande troppo specifiche, è arrivato ieri sera, potremmo... Sì, vabbè, però non sa quello che dice il presidente, però capito? Che è un po' diverso. Poi comincerà il mercato in entrata, che dovrà tenere conto della situazione attuale del Teramo, che al momento vede ancora Iachini solo al comando, visto che ieri si è lasciato andare ad un secco no comment su eventuali nuove trattative che ci sono, ma non così vicine alla chiusura. Prova ne sia la decisione di rinverdire la squadra e la dirigenza, rendendola più snella e meno onerosa. Il raggiungimento dei primi posti in un'eventuale riforma, che però allo stato attuale non c'è ancora e che forse Iachini auspica, ma di cui non ha certezza, passerà anche dalle idee e dagli incastri a stagione in corso. Nuovo corso green e risultato, alchimia complicata ma non impossibile, a patto che molte situazioni si incanalino nella maniera esatta. Il mercato, arriviamo anche un po', diciamo, in ritardo su alcuni ragazzi giovani, sono già andati da altre parti, però è pieno di calciatori a mio avviso validi e è importante creare una struttura comunque tra noi, creare un buono staff interno, creare poi un bel clima con i ragazzi, ma insomma ci abbiamo buone idee. Con le eventuali uscite, se il Teramo riuscirà a monetizzare qualcosa, finora non ce l'ha mai fatta, allora la disponibilità sul mercato aumenterà. Musa dalla prossima settimana avrà il compito di conoscere l'organico in maniera più approfondita e rimpolparlo, perché ci sono ancora 38 giorni di tempo prima del fischio d'inizio della prossima Lega Pro. Ricordati che il nostro signore diceva che gli ultimi saranno i primi. Scendiamo in Serie D. Fulvio D'Addario e Nicola D'Ottavio guideranno la Vastese anche nel campionato 2021-2022. L'annuncio questa mattina da parte del presidente della società aragonese, Franco Bolami. Con loro confermatissimi il vice allenatore Antonio Dell'Oglio e il collaboratore tecnico Simone Santone, mentre Alessandro Spinoglio sarà il nuovo preparatore atletico. Vediamo. Bisogna aspettarsi quello che abbiamo sempre detto all'inizio, la crescita di questo progetto, di questa società, di questi veramente uomini che ci mettono soprattutto la faccia, l'impegno e anche i soldini, però non ci fa paura, perché questa oggi sarà la conferma che abbiamo sempre dato il massimo per questi colori, sia nel bene e nel male. Perciò ripartiamo da oggi con questo entusiasmo, sempre con un bollettino a mano, e tutti uniti vediamo dove ci porterà questo nuovo programma. Sicuramente se portiamo questo progetto in alto con credibilità, perché stiamo diventando una società credibile, ma dall'inizio, perché le chiacchiere qua stanno a zero, io dico che la gente si avvicina, si è sempre avvicinata. Dico, con poco si può fare tanto, perciò partiamo noi e piano piano avviamo questa bella carretta con 7-8 persone. Io sono convinto che l'arrivo arriveremo 20-30 persone. Questo è il nostro programma. È normale che bisogna partire con altro spirito, dopo soprattutto se c'è questo pubblico di vasto, che per me è spettacolare, perché veramente c'è una persona che vede un
3.000 persone, 2.500 allo stadio La Gola, vuol dire che veramente abbiamo fatto qualcosa di bello tutti quanti insieme. Io sono felice di tornare qui a Vasto, dovevo qualcosa a Vasto, alla città e alla società, perché mi hanno preso in un momento molto particolare, stavo a casa, mi hanno rigenerato come allenatore e come persona. Ho trovato tante persone che mi hanno reso felice anche con complimenti che mi hanno toccato nella mia sensibilità e non potevo dire no a Vasto. Poniamo per ricominciare questa nuova avventura, sono felicissimo di farlo perché parlando con la società, con il presidente, con il signor Scafetta, siamo pronti a dare una struttura alla società per dare continuità a questa squadra. Vasto ha bisogno di una squadra che ha sentimento e noi abbiamo bisogno di giocatori che vengono a Vasto perché sono felici di venire in una società e in una città dove si merita di stare. E questa era la nostra ultima notizia. I servizi che avete visto sono disponibili sul canale YouTube e al sito www.tv6.it. Grazie per averci scelto.